Buonasera e benvenuti a questa edizione della TG 2000. Vediamo subito i titoli di oggi, sabato 23 settembre. Pesaro 2024, appello per presentare il progetto che coinvolge i 50 comuni della provincia. La chirurgia mini-invasiva nella patologia emorroidaria, il convegno a Marotta. Situazione del torrente Arzilla, la preoccupazione dei residenti del comitato per la mancata manutenzione. Prolungata la mostra Cultura Vittoria sul Tempo, le sculture di Enzo Torcoletti nei cortili dell'Ateneo Ducale. 28esima edizione del Gran Premio Paolo Benelli dedicato a dipendenti e famiglie. Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG 2000. Partiamo dalla scomparsa di Giorgio Napolitano. Il presidente emerito aveva 98 anni, nato a Napoli, aveva un legame particolare con la nostra regione. La moglie Clio è infatti originaria di Chiaravalle, in provincia di Ancona. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati anche dal presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli. Napolitano era appassionato e sostenitore del Rossini Opera Festival ed è stato ricordato con messaggi di affetto anche dagli organizzatori del Festival Pesarese. Numerosi i messaggi di sindaci, politici e cittadini marchigiani. I funerali si svolgeranno martedì prossimo alla Camera con una cerimonia laica. E ci spostiamo ora a Peglio, dove Pesaro 2024 ha presentato il progetto che coinvolge i 50 comuni della provincia, ciascuno protagonista per una settimana. Prosegue il cammino di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, entrando sempre più nel vivo con la costante della valorizzazione dell'intero territorio provinciale in tutta la sua ricchezza tra natura e cultura. Per questo, sabato 23 settembre, ha fatto tappa a Peglio, ospite di Appennino Festival dell'Entroterra. Davvero partiamo con il piede giusto. La preparazione, dicevo prima, è quasi più importante dell'evento in sé, perché è quella che crea il coinvolgimento delle persone. Ognuno di noi è l'influencer della capitale della cultura. Non solo i sindaci, ma i cittadini, coloro che aderiranno alla rete di volontariato, coloro che organizzeranno iniziative, che vogliono essere protagonisti, valorizzare il proprio ristorante, il proprio albergo, il proprio bed and breakfast, il proprio agriturismo. Cioè, abbiamo bisogno di viverla in questa maniera e sono convinto che sarà un successo. Oggi davvero arriva una spinta notevole in un comune che ho nel cuore, non solo perché è molto bello, ma perché è il comune di Daniele Tagliolini, che come me credeva molto nell'unità della provincia di Pesaro Urbino, nella sua capacità di stare insieme, e questa volta davvero c'è un bel gioco di squadra e credo che Daniele dall'alto oggi sia molto contento di vederci lavorare insieme. L'appuntamento ha visto la presenza degli amministratori locali che hanno presentato il progetto 50x50 Capitali al quadrato e offerto qualche anticipazione del calendario più generale. All'incontro hanno preso parte anche sindaci e referenti dei comuni della provincia. Per l'occasione, infatti, è stato siglato il protocollo ufficiale che sottoscrive la collaborazione attivata per Pesaro 2024, ma che potrà estendersi nel tempo per ulteriori sinergie future. Avremo una presentazione ufficiale il 10 di ottobre e sicuramente, diciamo, abbiamo detto che questo anno inizierà da quelli che sono gli aspetti di calendario più importanti. Pensiamo alla Befana di Urbania, che è già un momento nazionale, o al Carnevale di Fano, o il compleanno di Rossini il 29 di febbraio. Termineremo, questo sì, lo possiamo rendere chiaro, con Urbino, perché è un po' la volontà di proiettare tutto questo lavoro anche verso la capitale 2033 europea, sfida che abbiamo già annunciato con tanti sindaci a Matera nel 2019, sfida che fa parte del lavoro anche di questi mesi, e lì abbiamo deciso con il Comune di Urbino, tra l'altro forse spiazzando alcuni, al di là del lavoro che già esisterà tra Urbino e Pesaro nel nome di Federico Barocci l'anno prossimo, ma di puntare invece sulla sostenibilità, sull'agroalimentare, sul biologico, sul cibo, sul tartufo, su tutti quegli elementi che fanno, diciamo, della qualità della vita e della qualità anche del produrre e del consumare è un elemento, una cifra che tra l'altro è anche alla base del nostro dossier, che tra i numi tutelari, oltre a partire dalla figura di Massimo Dolcini, della grafica utile e del civismo, parte anche da Gino Geromoni e dalla provincia del biologico. Insomma, è un racconto che va in questa direzione, sarà, diciamo, percepibile tutto l'anno, ma avrà questa accelerazione sicuramente nella parte finale dell'anno.
ed a Marotta il convegno sulla chirurgia mini-invasiva nella patologia emorroidaria. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. La chirurgia mini-invasiva nella patologia emorroidaria è stato il tema del convegno che si è tenuto alla sala della Croce Rossa di Marotta. Il presidente del congresso monotematico, dottor Francesco Vittorio Gammarota, ha illustrato gli obiettivi dell'incontro. Questo prima di tutto è un incontro tra chirurghi per capire qual è l'approccio alla patologia emorroidaria, anche perché oramai ci sono diverse tecniche, tutte valide per affrontare le emorroidi. La tecnica di base, che è la classica tecnica di escissione dei pacchetti emorroidari, adesso è stata affiancata anche da tecniche nuove, quali possono essere la THD oppure l'intervento con laser. Sono stato colpito molto dalla terapia mini-invasiva, perché tutto il cosiddetto tanto raccontato dolore post-operatorio che si ha nell'intervento classico con l'utilizzazione del laser scompare. E possiamo dire, dopo i primi 2 anni di utilizzazione del laser, abbiamo ottimi risultati. Dottore, quanto è importante intervenire in tempo in una patologia come questa e è possibile fare anche una sorta di prevenzione a questo disturbo? È importante intervenire in tempo perché prima si interviene e più la terapia può essere mini-invasiva. Noi ancora ci troviamo di fronte a donne o a uomini che si presentano con delle masse emorroidarie importanti, notevoli. E quelle sono candidate molte volte alla terapia classica per forza di cose, per non andare incontro ad un insuccesso dell'intervento chirurgico. Naturalmente, se i pazienti vengono quando cominciano ad avere i primi disturbi o i primi sanguinamenti, il successo terapeutico è maggiore. Quanto è importante parlare di questo tema, soprattutto con i vari approcci, e quanto è importante parlare di chirurgia mini-invasiva proprio per trattare questo problema? È importante il confronto tra colleghi, perché oggi le tecniche per affrontare le patologie sono tante. Per questo con il dottor Gammarota, che è il direttore dell'ospedale di Pergola, abbiamo voluto questo congresso con chirurghi da tutta la regione. Poi ho avuto la possibilità di lavorare e di conoscere il professor Milito, che viene da Roma, è stato professore all'Università di Tor Vergata e quindi ci ha portato la sua esperienza, e insieme porteremo a casa sicuramente dei messaggi che domani applicheremo sui nostri pazienti. Ecco, e proprio ai pazienti è importante dire che ovviamente è una patologia che si può trattare ed affrontare. Certo, è una patologia molto frequente, molto di più di quello che si possa pensare. Il 50% della popolazione almeno una volta nella vita avrà un problema con le emorroidi, quindi è una patologia molto frequente. Proprio per questo oggi dobbiamo avere a disposizione tutta la tecnologia che nel 2023 esiste, per poter dare al paziente la giusta risposta. Torniamo a parlare ora della scomparsa di Giorgio Napolitano. Lo facciamo attraverso le parole del poeta urbinate Umberto Piersanti. Anche io voglio fare un ricordo di Napolitano. Era il 1979. C'era una festa dell'unità sotto Montefabbri e l'avvenimento importante era stato l'occupazione dell'ambasciata americana da parte degli studenti, il sequestro, e il comunismo godeva di un grande prestigio, giornali della sinistra e anche giornali cattolici come il Sabato. E Napolitano, deludendo tutti, con un'intelligenza laica notevole, quando tutti si aspettavano l'esaltazione, quest'atto o almeno la giustificazione, disse più o meno questa frase che ricordo a memoria:
neanche Hitler aveva mai occupato un'ambasciata in tempo di pace. E continua a preoccupare la situazione del torrente Arzilla per la mancata manutenzione ai nostri microfoni, i residenti e il comitato nato per contrastare la situazione. Preoccupano le condizioni del torrente Arzilla Fano, per questo esponenti del comitato, dopo diverse richieste a comune e regione, continuando a non ricevere risposte e preoccupati per la mancata manutenzione e di rischi collegati, hanno deciso di inviare un esposto al prefetto e rendere partecipe la cittadinanza della situazione. Ho chiamato voi giornalisti oggi, quest'oggi, per farci da cassa di risonanza nel intento che le istituzioni vengano ad una conclusione affinché il torrente Arzilla sia messo in sicurezza. Dopo le varie vicissitudini che sono avvenute dei tragici eventi della Valle del Misa, di Senigallia e di Cesena, della Romagna, dove ci sono stati dei morti, non capiamo il perché non si intervenga su questo torrente. Ancora oggi non sappiamo quali sono di preciso le competenze. Ho cercato di mettere insieme le varie istituzioni per almeno capire questo, ma non ci sono riuscito. Speriamo che oggi di riuscire a sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto le istituzioni. Il torrente qualche mese fa, con risorse dell'amministrazione comunale di Fano, ha avuto un intervento di taglio di canne e quant'altro, ma come potete vedere questi non sono interventi risolutivi. Gli interventi risolutivi sono altri. Cerchiamo di farli e farli anche in fretta, perché in Italia, non solo qui da noi, si spende molto, molto a mettere a posto le cose quanto avvengono questi eventi, ma molto poco nella prevenzione. Meglio prevenire che curare. In questo momento lo stato del torrente è una situazione critica, pericolosa, allarmante proprio per l'incolumità fisica e la vita stessa delle persone. Ad oggi l'amministrazione comunale ha fatto una prima pulizia e ha attivato uno studio con una società che si chiama Envidrion, con la quale abbiamo messo a fuoco quali sono le priorità. Le priorità sono sempre le stesse, ovvero bisogna intervenire all'interno del fiume cercando di apporre soluzioni ma finanziarle. E quindi da qui l'appello alle istituzioni per cercare di portare avanti tutti i passi che servono per finanziare questi interventi, che possono essere dallo sfalcio al ripristino degli argini della sezione, e anche alla creazione di vasche di laminazione e di deflusso, alla gestione selettiva della vegetazione all'interno del torrente, nel massimo rispetto ovviamente della natura e dell'ambiente. Queste indicazioni ci sono scritte qua in questo studio e devono essere portate avanti. La situazione è molto critica. Io dico anche che in settimana manderò una PEC al prefetto per informare di questa situazione, che non è più sostenibile. Qui è in gioco la sicurezza e la vita stessa delle persone, perché dopo gli ultimi eventi e dopo il trend che ha preso forma in queste situazioni pericolosissime e catastrofiche già avvenute, bisogna intervenire assolutamente. Non si può più aspettare. Parliamo ora di arte e lo facciamo negli spazi dell'Ateneo Ducale. Infatti è stata prolungata la mostra Cultura Vittoria sul Tempo e le sculture di Enzo Torcoletti. Sentiamo. Sì, infatti è funzionato molto bene, c'è stato un bel riscontro, come è stato anche riferito sui social, ci sono stati tantissime migliaia di visite di queste sculture, ma ho visto anche negli occhi degli studenti, dei colleghi che passavano in questi spazi l'interesse e la curiosità di capire il significato di queste opere. Come è stato detto, è uno scambio quasi naturale tra l'artista e le opere dell'artista e i palazzi che sono lì da tanto più tempo, ma che hanno ospitato, sono stati contenti di accogliere qualcosa di più moderno. Ho detto poco fa che questo sogno è diventato concretezza grazie alla
disponibilità e al desiderio del nostro rettore di mettere a disposizione le splendide strutture architettoniche dell'Ateneo come spazi per ospitare forme d'arte. Abbiamo pensato che le sculture di Enzo Torcoletti, che è stato recentemente nominato ambasciatore delle arti per la Florida, che è appunto uno scultore di fama internazionale, con grandi esperienze espositive, ma che ha la sua origine qui, nel territorio Urbinate fanese, potesse essere una ragione di incontro per testimoniare quale feeling, insomma, si possa istituire tra territori così lontani, ma idealità così vicine e condivise. Molto, molto felice, sì. Infatti, sorpreso dalla reazione del rettore, che è venuto a trovarmi, ha detto: ti piacerebbe lasciare la mostra su per un altro anno? Ma sicuro, sicurissimo. E tanto, guarda, come l'hanno messo nei cortili, va benissimo. Spero che gli studenti apprezzano, spero. E poi è pietra, può rimanere fuori d'inverno, d'estate, solo dargli una lavatina ogni tanto in quanto e basta. Sì, grazie di tutto. Sì, sono amico di Enzo Torcoletti perché siamo nati nello stesso borgo e quindi abbiamo fatto dalle elementari assieme, siamo cresciuti insieme in questo borgo, e lui fin da piccolo manifestava che aveva la mano che si muoveva in base al suo pensiero, aveva già la creatività da piccolo. Ma il comune di Urbino, l'università di Urbino, queste opere non le dovrebbe fare uscire da qui, talmente sono belle, importanti e che rappresentano proprio quest'epoca, perché questo artista, oltre che essere un artista di livello internazionale, globale, sì, ha tutte le facoltà proprio per rappresentare questa città che è conosciuta in tutto il mondo, e quindi lui ha le carte in regola per tutto questo, è un grande artista, e io che sono cresciuto insieme a lui lo posso dire perché l'ho sempre ammirato. E quando tocca un sasso, devi sapere che prima che faccia l'opera, io quel sasso, se lui l'ha toccato, io lo abbraccio già, perché c'è lui già dentro, c'è lui che entra. E si apre domani, domenica 24 settembre, la stagione di raccolta del tartufo bianco pregiato. Quale momento migliore dunque per il comune di Sant'Angelo in Vado per annunciare l'assegnazione del Tartufo d'Oro 2023. Si tratta del più alto riconoscimento della cittadina per celebrare il talento, l'impegno e la passione che sarà dato quest'anno a due illustri nomi della cucina italiana, pluripremiati e tra i più amati e seguiti in Italia. Si tratta dello chef Bruno Barbieri e dello chef Mauro Ugliassi. Inizia così a svelare le proprie carte la Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant'Angelo in Vado, che quest'anno arriva all'edizione numero 60 e lo fa nelle date del 7, 8, 14, 15, 21, 22 e 29 di ottobre. Ed è stata una giornata di gare, quella di questa mattina al tiro a volo di Urbino per la 28esima edizione del Gran Premio Paolo Benelli. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Siamo qui al campo di tiro di Urbino con l'ingegner Paolo Viti. La 28esima edizione del Gran Premio Paolo Benelli ha colorato di rosso il campo per un appuntamento importante dedicato ai dipendenti dell'azienda, alle loro famiglie, un momento di incontro ma anche di competizione in qualche modo. Tra l'altro anche lei ha preso parte all'evento come tiratore. Sì, ho appena finito la mia sessione, una delle ultime, abbiamo iniziato ieri pomeriggio, quindi due giornate di gare intense per tutti i dipendenti.
sia per riprendere un po' il clima di festività che c'è sempre stato. Questa è la 28esima edizione, è stato interrotto solo gli ultimi 3 anni per la pandemia. Abbiamo ripreso l'anno scorso con la gara, con il Gran Premio, e quest'anno faremo sia il Gran Premio che la classica cena del sabato sera. Quindi saremo più di 700 persone, e sarà un bellissimo evento questa sera. Diciamo che l'azienda dedica questo evento appunto ai dipendenti e alle loro famiglie, lo potremmo chiamare un proprio evento di team building per fare incontrare i dipendenti anche al di fuori del lavoro. Sì, corretto, è un evento che è nato proprio dai dipendenti Benelli per fare squadra, quindi anche per avviare al tiro al volo i dipendenti che neofiti, che non avevano mai partecipato a competizioni, quindi è un modo per stare insieme, divertirsi, fare team building, fare gruppo e scambiarsi delle opinioni anche al di fuori dell'ambiente lavorativo. C'è divertimento, ma c'è anche un po' di competizione, giustamente, tra pistola e fucile. Sono tanti dipendenti, sia uomini che donne, che partecipano a queste due giornate. Sì, assolutamente sì, c'è competizione, c'è voglia di arrivare per primi, è la sana competizione sia con il fucile che con la pistola. Sì, abbiamo anche tantissime ragazze in azienda che sparano sia con fucile che con pistola, e sono le più accanite, quelle che vogliono arrivare davanti, giustamente. Il podio dei professionisti del tiro a volo, la squadra 828U del training team, composta da dipendenti della Benelli, professionisti del tiro a volo. 828 è il numero con cui la città di Urbino è stata registrata tra i patrimoni UNESCO e anche il nome che è stato dato al fucile Benelli con cui questi professionisti sparano. Un podio che vede sullo scalino più alto Ragni Filippo con 25 su 25, al secondo posto Solfi Luca con 24 su 25, al terzo Toccacelli Enea con 22 su 25. Valentino Battistelli, tra i dipendenti Benelli, la prima pistola per questo evento del 2023, come è nata la passione per l'arma? Ma ho iniziato a seguire il reparto pistole all'interno dell'azienda molti anni fa, e da lì è nata la passione, perché sono abituato a fare tutto con passione quando mi cimento. Come è andata questa competizione? Sappiamo che la tua pistola all'inizio ha avuto dei problemi, nonostante tutto sei riuscito ad avere la meglio su tutti i colleghi. Sono un professionista, ho fatto la taratura e l'ho sistemata. Cosa significa questo evento per voi dipendenti della Benelli? Secondo te è un evento importante per l'azienda per fare gruppo, fare squadra con un po' di sana competizione? Sì, è una cosa bellissima che ormai faccio da 20 anni, il tempo che sono entrato in azienda, e ringrazio proprio la dirigenza per continuare a portarlo avanti, perché è una cosa veramente bella e importante. È la prima volta che vinci? Ho perso il conto, dovrebbe essere la quinta. Per la seconda volta sullo scalino più alto del podio per quanto riguarda il fucile, Roberto Rossi, uno spareggio sentitissimo, è proprio stata sudata questa gara? Sì, molto. E poi con un amico, quindi un'emozione doppia. Guarda, sono emozionatissimo, non so, poi far parte di questa famiglia Benelli è una roba che ti dà ancora più emozione. Infatti un'iniziativa creata anche per creare squadra con un po' di sana competizione, due giornate veramente all'insegna del team per poter appunto vivere dei momenti all'insegna dell'arma, non solo lavorandoci. Sì, proprio. E poi dai, è proprio un'iniziativa che raggruppa tutta la fabbrica e dai, è una cosa bella. Proprio è sentita molto molto molto, più che ne una gara, non so, guarda, sono ancora emozionatissimo. È sempre come se fosse la prima volta. Sono 24 anni che sono in Benelli e tutte le volte le gambe tremano in una maniera assurda. Ed è una sensazione, ti ho detto, è la gara della Benelli che ti dà una sensazione proprio indescrivibile. Guarda, mi mancano le parole. Al via il corso per chi presta cura ai malati di Alzheimer. Dal 29 settembre inizia la formazione Combattere l'Alzheimer con un gesto di sollievo, organizzata da AIMA ODV. 12 gli incontri a partire da venerdì 29 settembre
distribuiti fino ad aprile 2024, si terranno il venerdì tra le 16.45 e le 18.45 nella sede dell'AIMA a Pesaro, casa delle associazioni in via del Miralfiore 6, con possibilità di collegamento anche online. Il corso è rivolto a qualsiasi figura di caregiver, badanti, familiari e volontari. Uno sguardo agli eventi segnaliamo per la giornata di domani, domenica 24 settembre, a Monbaroccio l'evento dell'Avis per il 50+1 anniversario. Si parte dalle 8.45 per arrivare fino alle 13.30 al pranzo sociale con tutti i volontari di Monbaroccio e del territorio. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi lascio ora alle previsioni del Meteo 2000 e vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Canale 18. Previsioni per domenica 24 settembre. Cielo molto nuvoloso con fenomeni diffusi. Tendenza schiarita dalla serata. Venti tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali dalla sera. Mare localmente mosso. Temperature in diminuzione.